Benvenuti in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Betis. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like al video per supportarmi. Seguitemi anche su Instagram, c'è il link in descrizione. Molto importante, così lì possiamo sentirci e se avete bisogno di consigli basta che mi scriviate. Vi ricordo anche che sono in live, o meglio, sarò in live da settembre, il martedì e il giovedì alle 21:30, proprio per fare carriera insieme e parlare magari anche di FIFA 23 che sarà quasi uscito, insomma. Riprendiamo esattamente da dove eravamo rimasti, quindi abbiamo vinto 4-3 contro l'Atalanta, partita assurda, e oggi ci andremo a vedere appunto il ritorno contro l'Atalanta. Un'altra partita importante è la finale di Coppa di Spagna, che gradirei molto vincere, e praticamente andremo a finire la stagione perché siamo ad aprile, ci facciamo maggio e poi abbiamo fatto. E dopodiché continueremo il mercato quando saremo insieme, quindi a settembre in live, perché il mercato, ragazzi, va fatto per forza in live. Allora, ci mancano 8 partite per arrivare quantomeno quarti. Siamo a 2 punti dal Villarreal, quindi ce la possiamo fare. L'unica nota negativa è che, per quanto Borja Iglesias stia facendo bene in Europa League, in realtà in campionato si è bloccato un pochino perché lui è rimasto a 15 gol in campionato, anche se ne ha fatti 25 totali, perché ne ha fatti 5 in Coppa di Spagna in 4 presenze, 5 in Europa League in 8 presenze e 15 appunto in Liga. Stagione devastante, però deve fare qualche gol in più anche in Liga perché abbiamo bisogno del suo supporto. Comunque, proseguiamo. Partita contro il Cadice che andremo ovviamente a simulare. Devo fare un po'. Devo andare a cambiare qualcuno perché sono tutti distrutti. Per esempio, Canales ha fatto un più uno. Bene, però, anzi, Canales rimane in campo. Mettiamo dentro Seri e andiamo così. Non me la sento di fare troppo turnover. Andiamo a simulare velocemente, vediamo se portiamo a casa 3 punti, vinciamo. Il rigore sbagliato da Borja Iglesias, che però non va neanche in gol. Peccato, comunque abbiamo vinto 3-2, l'importante era quello. Ci avviciniamo sempre di più al quarto posto, che è l'obiettivo stagionale. E ora c'è il ritorno contro l'Atalanta. Allora, partita contro l'Atalanta, ho deciso di andare a simulare, ma lentamente. Quindi ci vediamo un po' la partita insieme. E se ci fosse bisogno, chiaramente io entrerò in campo, perché non voglio assolutamente perdere l'occasione di giocarmi l'Europa League, che è una competizione. Intanto, qualora la vincessi, sarebbe un trofeo veramente importante e in più ci darebbe accesso anche alla Champions, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare bene questa occasione. La formazione è la stessa: Douglas Luiz al posto di Rodriguez è l'unico cambio. Loro praticamente giocano con la stessa formazione della partita di andata, tranne Koop Meiners, che non c'era, c'era Floyer, e a destra hanno messo Bogai invece di Mele, quindi sono un po' più offensivi. Andiamo a simulare la partita, vediamo cosa succede. Speriamo veramente di riuscire a portare a casa questa vittoria che ci manterrebbe in semifinale di Europa League e sarebbe un risultato ottimo come prima stagione, anche considerando com'è partita la carriera, perché era partita un po' in maniera complicata e chi era in live l'aveva notato, perché veramente c'è stato un mese dove non abbiamo mai vinto. Attenzione perché siamo in area, Borja Iglesias se la tira in bocca a Musso. Tiro dell'Atalanta, mamma mia, angolo per loro. Allora, partita che per adesso non ci ha dato grandi squilli. Diamo un po' l'Atalanta in aria, chiudiamo. E partita tranquilla per adesso. Chiaramente con lo 0-0 noi passiamo. Però dobbiamo essere bravi a non prendere gol, perché tanto loro un gol ce lo faranno. Quindi magari anche farne uno non sarebbe male, eh. Ecco Borja Iglesias, ha preso palo. Ha preso il palo Borja Iglesias. Oh, eccolo l'1-0 di Borja Iglesias. 1-0 per noi. Grande Borja. Attenzione, e c'è il 2-0 di Fekir. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Direi che adesso siamo tranquilli. Loro dovrebbero farci 4 gol. Mai dire mai, però insomma, sono tantini 4, eh. E poi più che altro ci stanno lasciando le praterie. E c'è il 3-0 di Denis Suarez. Li stiamo massacrando. Li stiamo massacrando, ragazzi. Cioè, siamo diventati una macchina da guerra. 3-0 a fine primo tempo. Io andrei quasi al risultato. Sì, dai, vado al risultato. 3-1, gol di Lacazette, ma ce ne può fregare il cazzo. Noi passiamo il turno di Europa League e andiamo in semifinale. Ragazzi, siamo in semifinale contro il Milan. Siamo in semifinale contro il Milan, Madonna. Certo, solo partite difficili. Allora, adesso andiamo a vederci simulando la partita contro il Real Sociedad e contro l'Elche. Poi ci giochiamo la Coppa, che è la finale. E ci giochiamo anche magari il ritorno contro il Milan. Real Sociedad, Real Betis, non voglio fare troppi cambi, andiamo a simulare così, alla fine ci sta, sono un po' stanchi ma ci può stare. Loro sono una squadra abbastanza tosta, non è semplice. Però secondo me abbiamo tutte le carte in regola per vincerla. L'ho detto, eh. Simulata 0-0. 0-0. Speriamo che il Villarreal non abbia vinto, perché se no ci dà uno stacco troppo grande e siamo costretti a quel punto a vincere l'Europa League per arrivare in Champions. Vediamo un po'. Barcellona, che
perde, quindi va a 58, recuperiamo un punticino sul quarto posto, fantastico. Tanto ci arrivano le offerte per Miranda perché non ha più voluto rinnovare il contratto con noi, io prima di venderlo voglio aspettare e vedere se riesco a rinnovargli in qualche modo il contratto. Allora, contro l'Elche, partita di oggi, chiaramente dobbiamo fare un po' di turnover, visto che abbiamo la maggior parte dei giocatori stanchi, stanchi, quindi Postri Beglierin va a Montoya, andiamo con Cuesta e Ruiz in difesa, Moreno rimane, Suarez e Canales si rimangono tranquillamente e andiamo così. Loro si presentano con un 4-4-2 classico, con l'unico che conosco credo sia Mascarella, anche Boyer in realtà lo conosco, Piatti, se è quel Pablo Piatti, non so se sia lui, simulata veloce contro l'Elche, vediamo che succede. 2-0 per noi, Deulofeu e Teio, perfetto, loro sbagliano anche un rigore. Levante Real Betis, finale di Coppa di Spagna, ragazzi, quindi dobbiamo assolutamente vincerla. Abbiamo un po' di giocatori stanchi, tipo Borja Iglesias e tipo Fekir, quindi io vorrei fare in questo modo. Primo tempo lo giocherò senza Fekir, il resto dei giocatori chiaramente però se la giocano. E nel secondo tempo lo andiamo a mettere sperando che riesca a fare la differenza. Loro hanno una formazione che è preoccupante perché difendono a 5 con Cáceres, Duarte e Clerc, Robert a sinistra e Miramón a destra, Tolisso, Bardi, Pepelu, bel centrocampo devo dire, Bergel e Gomez in avanti. Noi la formazione la conosciamo, è la nostra solita formazione. Andiamo in campo e che vinca il migliore tra Levante e Real Betis. No, dobbiamo vincere noi in realtà. Inizia la partita, che Levante in possesso di palla, speriamo di riuscire a batterli. Abbiamo battuto l'Atalanta, abbiamo battuto il Bayern Monaco, abbiamo vinto anche contro il Barcellona, se non sbaglio. Quindi, cioè, dobbiamo assolutamente vincere. Palla in mezzo, attenzione, qua intercetto il cross. Ottima l'apertura per Deulofeu, abbiamo tanto spazio per Deulofeu. Palla al centro, para il portiere, qua forse potevo controllarla. Poi Borja Iglesias si va a rubare un gran pallone. Cross di Borja Iglesias, prova la rovesciata addirittura Williams, ma non arriva, poi Aitor si prende il pallone. Attenzione perché c'è un fallo veramente brutto a centrocampo su Canales ed esce il rosso. Si mette bene, ragazzi, si mette benissimo questa finale. Fallo da dietro su Canales e quindi è Levante è con un uomo in meno. Bellerin, palla in mezzo, non so perché non la dà verso Borja Iglesias, ma va bene. Ora c'è Bellerin, può crossare verso Deulofeu, non può arrivare di testa. Borja Iglesias con la rovesciata centrale. Partito Deulofeu, gran pallone per lui. Siamo sul contropiede d'angolo. Deulofeu col destro. Deulofeu 1-0 per noi. Da contropiede, da calcio d'angolo. Questa volta Deulofeu non sbaglia, visto che Dalí aveva sbagliato col mancino contro, non ricordo chi, contro l'Atalanta. Questa volta non si mangia il gol e spacca la porta. Bellerin rientra, buona la palla per Borja Iglesias, prova a crossare, però viene chiuso. C'è lo spazio per Williams, l'ha visto Borja, palla in mezzo e c'è il gol di Rabona di Deulofeu, 2-0. 2-0, abbiamo messo lì il Levante e la coppa probabilmente ce la prendiamo noi. Doppietta di Deulofeu in finale non me l'aspettavo assolutamente. Williams! Non ci credo, 3-0 di Williams, gol assurdo, una legnata da fuori area che proprio non mi aspettavo. Voglio rivedere la botta da fuori area, se me la fanno rivedere magari. Ecco, andiamo a rivedere l'azione, perché aveva palla Denis Suarez, ho visto di Williams, liberissimo, a questo punto calcio, però non pensavo partisse una botta del genere. E quindi c'è il gol del 3-0, direi che possiamo anche andare al risultato a questo punto, facciamo finire il primo tempo. No, però vorrei vedere la premiazione, quindi magari la simulo. Finisce quindi il primo tempo, vinciamo noi 3-0 con direi una discreta semplicità anche perché loro sono un uomo in meno. Ma va bene così, è una finale, l'importante è vincerla in questi casi, ragazzi. Sono andato a simulare, rientreremo verso fine partita, così ci guardiamo la premiazione. Attenzione ragazzi perché mettiamo dentro 4-0 la tripletta di Gerard Deulofeu. Attenzione perché c'è il 5-0 di Alex Moreno, li stiamo massacrando ragazzi. Li stiamo massacrando, che bello. Abbiamo preso una traversa ragazzi, li stiamo veramente distruggendo. Va bene ragazzi, siamo quasi al 90esimo, quindi scendo in campo così ci guardiamo la premiazione. Ecco qua la fine della partita ragazzi, vinciamo 5-0 e vinciamo la Coppa di Spagna, quindi primo trofeo alla prima stagione con il Real Betis, fantastico. La tripletta di Deulofeu direi che ci ha aiutato molto, il gol assurdo di Williams pure e il gol di Moreno non l'ho visto perché era in simulata, quindi guardiamoci la premiazione, con le treccine di Douglas Luiz in bella vista. Qua saltano a metà campo, fanno il cerchio. Eccoci qua sul palco a vedere la premiazione della Coppa di Spagna.
Un Bartra che la solleverà, bella inquadratura. Ma FIFA ogni volta ci regala un'inquadratura sempre perfetta. L'alzerà Bartra col numero 5, il capitano. Vediamo un po' le mani tutte tecche che alzano la coppa. Eccoci qua, siamo campioni di Spagna, se così si può dire. Abbiamo vinto la Coppa di Spagna. È stata una coppa strana perché abbiamo affrontato il Siviglia, che era forte, e poi tutte squadrette in realtà. Però va bene lo stesso, è un trofeo, non disdegniamolo. I tifosi urlano, urlano. E poi Bartra porta la coppa appunto a farla vedere ai tifosi, fa benissimo, anche se non sbaglio non siamo neanche in casa, siamo al Mestalla, mi sembra. Ma va bene così. Va bene, direi che abbiamo visto abbastanza, continuiamo la carriera, anche perché adesso ci sono delle partite contro il Milan veramente difficili e dobbiamo assolutamente vincere anche l'Europa League a questo punto. Allora, Milan-Betis, io direi Milan con Vardy, cosa? Mazraoui, Kjaer, Tomori, Alba, addirittura, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Brahim, Rebic, Vardy. Va bene, noi dobbiamo fare un po' di turnover perché abbiamo dei giocatori un po' stanchi. Lo so che è un rischio, però dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo, altrimenti non. Diciamo che ci giocheremo le nostre carte al ritorno. Mettiamola così. Perché questa la simuliamo e al ritorno poi ce la giochiamo. Quindi andiamo a simulare Milan Real Betis a San Siro. Speriamo in bene, ragazzi. Simulata rapida. 2-2. 2-2 non è male, gol di Vardy, per noi va in gol Teio e Denis Suarez, quindi doppietta di Vardy, gol di Denis Suarez di Teio, 2-2 fuori casa, è un ottimo risultato, adesso ci giochiamo tutto in casa nostra. Tanto ragazzi abbiamo raggiunto il quarto posto, più 2 sul Barcellona, siamo quarti. Nel frattempo andiamoci a simulare la partita contro il Getafe, loro sono 17esimi, quindi insomma non dovremmo avere troppi problemi, però voglio arrivare bello carico alla partita contro il Milan, quindi vado a fare dei cambi. Ne ho già fatti alcuni. Iglesias va in panchina. Direi che giocherà prima punta Joaquin, anche se non è proprio il suo ruolo. E basta. Questi sono i cambi. Anzi, mettiamo anche Montoya perché se no poi mi tocca farlo giocare contro il Milan. Loro in realtà sono 17esimi, ma hanno una formazione che secondo me non è male. Ci faranno inciampare? Speriamo di no. Andiamo a simulare contro il Getafe, fuori casa. 2-1, lo sapevo, lo sapevo. Maximovic è un al. Lo sapevo, ragazzi, me lo sentivo. Me lo sentivo proprio. Abbiamo vinto un altro premio allenatore, perfetto. È il terzo quest'anno, se non sbaglio. Tanto Crespo sta migliorando, sono contento. Il giovane della primavera che abbiamo avuto, che abbiamo trovato appunto. Questo l'anno prossimo ce lo portiamo in prima squadra e lo facciamo crescere per bene. Allora, scendiamo in campo contro il Milan. La nostra è la formazione tipo, quindi la migliore che possiamo schierare. Loro scendono in campo con Romagnoli al posto di Kier rispetto all'altra volta e con Tonali al posto, non ricordo chi avessero lì. E per il resto la loro formazione è invariata. Ci basta uno 0-0, ma chiaramente noi puntiamo a fare almeno un gol, perché altrimenti diventa complicato non subire nessuno, con Vardy là davanti che sembrerebbe scatenato. Andiamo in campo per Real Betis Milan, partita che vale la finale di Europa League, quindi se vinciamo siamo in finale. Si parte, questa volta abbiamo noi il pallone tra i piedi, possiamo gestirlo e dobbiamo subito partire offensivi per far capire chi comanda. Quindi parte Moreno, che viene fermato subito da Mazraoui. Tra l'altro abbiamo Deulofeu, che è un ex. Tra l'altro è rimasto anche molto affezionato in realtà al Milan. Qualora dovesse far gol, non esulteremo per rispetto. Attenzione perché si sta inserendo proprio Deulofeu. In area Deulofeu. Io provo a calciare con Deulofeu e c'è l'1-0, però non esulto per rispetto nei confronti del Milan. Non perché io sia milanista, sono milanista, ma non è per quello. Perché Deulofeu, essendo un ex, che è rimasto legato, non voglio creare poi dissapori. Però sono contentissimo di questo 1-0, è veramente importante perché ci permette di stare un po' più tranquilli. Ne abbiamo fatti due fuori casa, ne abbiamo fatto uno in casa. Si mette veramente, veramente bene questa stagione. Attenzione che loro provano ad attaccare, ma noi siamo più bravi e ci prendiamo il pallone. Poi rimbalza su Tonali, poi sbaglia Borca. Ah, errore, però per fortuna Rui Silva para sul tiro di Brahim Diaz, però questo è stato un errore da idioti. Seguiamo un attimo il calcio d'angolo perché potrebbero essere pericolosi. Riusciamo a chiudere con Deulofeu addirittura. Poi attenzione perché sono ancora in area con Rebic. Prendiamo però palla noi e potremmo forse ripartire. Fekir si sta buttando dentro. Svanisce la ripartenza, basta. Attenzione a Saelemaekers, palla in mezzo. Subiamo l'1-1 di Ante Rebic. Siamo in area grazie a un ottimo movimento di Borja Iglesias. Palla allora per Canales, io provo a scucchiaiarla, però è chiuso ancora Canales, molto bene. Non abbiamo però spazio. Borja Iglesias, provo sul primo palo, vengo chiuso però.
Evlofeu, buona la palla per Fekir in area, ha chiuso il calcio d'angolo. Calcio d'angolo ovviamente battuto sempre sulla testa di Borja Iglesias che non può arrivare. Denis Suarez la mette lì per Luis Felipe che non riesce a controllarla. E intanto finisce il primo tempo, 1-1, così passiamo noi, però dobbiamo stare attenti. Attenzione al Milan in area con Saelemaekers che continua a tenere il pallone. Passano loro, Vardy in area, sempre per Saelemaekers, questa volta riusciamo a chiudere angolo. Palla messa in mezzo, riusciamo a chiuderla. C'è Brahim Diaz al limite, ci stanno un po' assediando ragazzi in questo momento di partita. Qua Saelemaekers se l'allunga. Bravissimo Bartra a chiudere. Sarebbe bellissimo riuscire a fare anche una ripartenza magari, ma non abbiamo sbocchi perché tutti scappano. Quindi perdiamo palla. Momento veramente difficile. Ancora Bartra a chiudere. Ottimo qua l'1-2 che si chiude con Borja Iglesias. Può andare in porta perché davanti a Romagnoli che non è sicuramente velocissimo. Borja Iglesias! 2-1 di Borja Iglesias. E quindi stacchiamo praticamente il biglietto per la finale. Dobbiamo però stare comunque attenti perché non si sa mai. Sono andato a fare un cambio intanto fuori Denis Suarez, dentro Seri per dare un po' di sostanza al centrocampo. Attenzione perché è passato Mazraoui in area. Palla al limite per Brahim. Che cazzo di respiro... Ma cosa? Ah, fuori gioco, ma non ho capito. Voglio un attimo capire cosa è successo. Un secondo. Che si corre. Jordi Alba. Boh, si guarda intorno. Fuori gioco, ok, ma di chi? Tiro di Brahim. Va bene, Jordi Alba è in fuori gioco oggettivamente, ma non ho capito cosa c'entra. Vabbè, meglio così. Perché questi buchi? Si stanno rincoglionendo i miei giocatori. Ve lo dico perché indico di fare dei passaggi ad alcuni giocatori e non li fanno. Brahim in aria, io lo stecco ora, Vardy, Brahim di nuovo. Moreno chiude. Deulofeu. Ottima la sventagliata per Bellerin. Palla dall'altra parte verso Seri. Dietro per Borja Iglesias. Paramagnan. Paramagnan. Attenzione a Leao. Due di recupero quasi scaduti. Che sì, benissimo la chiusura. La partita dovrebbe essere finita. E la sparo via. E finisce qua. 2-1 per noi. Siamo in finale di Europa League, ragazzi. Siamo in finale di Europa League. Siamo in finale di Europa League. Allora, finale ragazzi contro il Red Bull Lipsia. Partita molto molto difficile. Vista la sconfitta poi col Getafe, abbiamo perso una posizione in campionato e siamo quinti in questo momento a 60 punti, col Villarreal che è a 63. Quindi direi che l'Europa League è d'obbligo. Adesso, partita contro il Barcellona che andiamo a simulare sperando di vincerla. Non dovremmo avere troppi problemi, in realtà sì, però vabbè. Andiamo a simulare contro il Barcellona. 1-1, non ci siamo. Partita contro il Valencia, molto difficile, i giocatori chiaramente distrutti perché, boh, ma sono distrutti, quindi andiamo in campo con le riserve. E vabbè, il campionato ragazzi è andato come è andato, paghiamo il periodo iniziale dove abbiamo fatto veramente male, anche se siamo alla fine a meno 3 dal quarto posto, però con un campionato giocato meglio all'inizio... Potevamo essere tranquillamente in Champions. Vabbè, andiamo a simulare contro il Valencia. 2-1 per noi con Deulofeu e Fekir. Mamma mia. Quindi andiamo a vedere la classifica. Quinti a meno 1. Mancano due partite, ragazzi. Prestito di Bellerin sta per scadere. Offerta per Miranda. Adesso non ci interessa. Partita contro il Granada. Questa volta però la giochiamo con i titolari. 4-1-4-1. Quel Suarez che hanno là davanti è veramente interessante. Anche Machis, Chukwueze che dovrebbe essere un esterno ma è messo centrocampista. Hanno degli ottimi giocatori. Noi dobbiamo vincere. Assolutamente. Dobbiamo vincere per forza. Vi prego. 1-1. Gol di Fekir che si è svegliato. Ma noi pareggiamo contro il Granada. Siamo a pari punti. Pari punti alla 37esima giornata. E noi l'ultima l'abbiamo contro il Real Madrid. Ultima partita contro il Real, ragazzi. Che sarà veramente difficile vincere. Vabbè, i giovani vogliono andare via. Allora, partita contro il Real Madrid che andremo a simulare lentamente. Scendiamo in campo chiaramente con tutti i titolari. Simulazione lenta. Se ci fosse bisogno, interverrò. Entrerò in campo. È molto difficile vincere questa partita, ragazzi. Veramente molto difficile. E in più, anche se la vincessimo, non è detto che andremo in Champions, perché il Villarreal, a pari punti, avendo vinto la partita con noi, oppure avendo una differenza reti migliore, ci sta sopra, quindi noi saremo al quinto posto e loro al quarto. In ogni caso, noi abbiamo ancora la carta Europa League da giocarci per andare in Champions. Simuliamo e vediamo cosa succede. Iniziata la simulazione lenta, preghiamo tutti insieme, ragazzi, di vincere questa partita per sperare nella Champions. Fekir 1-0! 1-0 subito di Fekir, dai! Attenzione al Real che si fa avanti. Benzema, attenzione a Asensio. Oddio, mi sa che gli ha dato rigore. No, punizione dal limite, mamma mia. Seguiamo un po' Benzema. Palla alta, mamma mia. Sì,
Siamo in area con Borja Iglesias 2-0 e siamo solo al 14esimo minuto. Grande Borja che si sveglia con numero 16 in campionato, non ne aveva fatti altri se non sbaglio. 2-0, io non so cosa stia succedendo ragazzi. Dal 2-0 in poi ragazzi non è successo molto, stiamo controllando la partita direi in maniera abbastanza tranquilla. Adesso speriamo che non si svegli Real Madrid all'improvviso perché sarebbe veramente un problema. Eccolo qua, gol di Benzema. Neanche a dirlo, neanche a farlo apposta, non avevo dubbi. Va bene, gol di Benzema, quindi attualmente 2-1 per noi. Speriamo che finisca così la partita. Abbiamo rischiato di fare il 3-1 ragazzi. Il problema è che noi non crossiamo e con uno come Borja Iglesias crossare in realtà fa comodo. Gol annullato per fuorigioco, avevamo fatto gol ragazzi. Fine primo tempo, inizia subito il secondo, siamo ancora in vantaggio noi 2-1. Stiamo tra l'altro dominando il gioco contro il Real Madrid perché abbiamo il 66% di possesso palla. Anche se abbiamo tirato meno, però abbiamo avuto molte più occasioni. È che loro sono veramente forti, quindi se si svegliano è un problema. Mamma mia, Rui Silva qua para su Vinicius. Sono in area, ancora Rui Silva che fa il miracolo. Ancora Rui Silva che la tiene sul tiro del numero 25. Adesso il Real ha preso un po' le redini del gioco. Vediamo se riusciamo però in ripartenza. Assolutamente no. Asensio per Vinicius, meno male che l'ha passata. E poi ancora Rui Silva, stiamo soffrendo ragazzi ora. Se continua così a breve sarò costretto a entrare in campo perché stiamo soffrendo veramente tanto. Forse è meglio che io non entri. Porca palla dentro per Fekir, non passa, non riusciamo a far gol. E lo fa al limite Fekir, non riesce a passare palla Canales. Oh, 3-1, gol di Gerard Deulofeu. E direi che a questo punto ragazzi, all'80esimo, 3-1 per noi, incredibilmente, al Santiago Bernabeu dovremmo quantomeno aver vinto la partita. All'89esimo voglio scendere in campo per vedere se ci anticipano già qualcosa, se siamo arrivati quindi in Champions oppure no, sono curioso. Benzema passa. Ma prendiamo gol, eh. Palla in mezzo, Vinicius. Oh ragazzi, scritto, porca troia, scritto. Maledetti, vabbè. Finita qua. Vinciamo 3-2 con Real. Esultano tutti. Non so se siamo in Champions perché non hanno detto niente. Quindi ci dobbiamo guardare un attimo la classifica. Villarreal 2-2, mi sa che siamo in Champions. Un secondo solo che adesso c'è la finale di Europa League. Siamo in Champions ragazzi, ce l'abbiamo fatto, obiettivo stagionale raggiunto. Grazie al pareggio del Villarreal contro il Barcellona per 2-2 e la nostra vittoria contro il Real Madrid, ci siamo qualificati al quarto posto in Champions. Mamma mia, quindi stagione tutto sommato ottima. E adesso ci rimane ragazzi la finale di Europa League. Finale di Europa League che vedremo insieme in live quando tornerò dalle ferie. E se siete arrivati fin qua ragazzi vi ringrazio. Abbiamo fatto la prima stagione con il Betis che è andata molto bene, non pensavo. Ci vediamo quindi con un nuovo episodio, anzi con una nuova live a settembre. Vi avviserò chiaramente nella sezione community o su Instagram. Mi raccomando seguitemi su Instagram, link in descrizione. Lasciate un like al video se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi se siete nuovi. Ci vediamo quindi in un prossimo video e per la finale di Europa League in live.